Tanto una bella giornata con tante persone, tanti borgoponzesi presenti per battezzare la candidatura di Angela Picardi, segno evidente che non solo la candidatura è giusta, è una candidatura di assoluto valore, livello e prestigio, ma è il segno evidente che il centrodestra questa volta in questa città se la gioca a viso aperto con un partito democratico che ormai, come dire, in questa città da troppi anni ha compiuto delle scelte o delle non scelte che hanno penalizzato borgoponzesi. Noi vogliamo rilanciare, abbiamo detto con Angela Picardi quali sono i punti programmatici del programma del centrodestra, che sarà allargato anche a delle importanti componenti civiche, è una ferma, totale, radicale discontinuità con tutto quello di attuale, a partire dalla pianificazione urbanistica, dall'ufficio tecnico, passando per la mobilità, la viabilità, le scelte strategiche che ci portano ad essere a fianco degli imprenditori, degli industriali, di tutti coloro che creano ricchezza su questo territorio. Perché è un territorio a vocazione industriale, noi vogliamo premiare coloro che si impegnano e che costruiscono la ricchezza e i posti di lavoro su questo territorio, cosa che non ha fatto la sinistra da troppi anni. Sì, mentre Borgoponzi ormai la partita è, come dire, avviata e quindi ce la giochiamo a viso aperto, su Colle è questione di giorni, ieri abbiamo riunito il tavolo del centrodestra provinciale, abbiamo individuato altre importanti candidature a sindaco, penso a quella di Monteroni e altre, su Colle è questione di giorni, il centrodestra anche lì sarà unito con un suo candidato. E anche lì presenteremo nei prossimi giorni a breve appunto la candidatura, presenteremo le nostre liste, anche lì tutti i partiti del centro-estero uniti per offrire la migliore proposta politica per Colle Valdelsa, perché siamo convinti che anche a Colle come a Poggibonsi la partita sia aperta, sia assolutamente contendibile. Siamo convinti di poter fare bene anche là.